Ciao a tutti amici Homebrewers, benvenuti in questo video del venerdì. Oggi è venerdì. Oggi è domani è venerdì. Oggi fosse venerdì. Ok. Infatti, visto che fa caldo, abbiamo perso quello. Abbiamo chiuso la porta. Certo, ma visto che fa caldo, abbiamo deciso di bere una birra calda. Calda come le fiamme dell'inferno. Ok, sigla. Oggi assaggeremo una di quelle birre del pacco arrivando dalla Francia che ci ha spedito il signor Hoopt. E insomma, assaggeremo una birra tanto cara a Gabriele. Stiamo parlando della birra degli Slayer, la Red Ale 666, 6,5 gradi, una birra tamarissima. Ho dovuto farla a 6,6. Vabbè. Secondo 5. Abbiamo detto che le bille escono col buco. Escono con il satana. Codice a barre con croce rovesciata. Ah sì, il codice a barre, ragazzi, bellissimo, con la croce capovolta. Perché per chi non lo sapesse, gli Slayer sono dei tamarroni che fanno una musica molto interessante per me. Perché a me Tommaso non piace tanto. Quando avete l'emicrania, a posto. Allora, questa birra ci riporterà indietro forse di una decina d'anni. Infatti volevo fare una cosa simpaticissima, volevo truccarmi da 10 anni fa. No, volevo fare il video con le magliette che portavamo 10 anni fa. Ma dopo non ci vanno più. Non ci vanno più. E soprattutto l'unica maglietta che mi è rimasta, quella con la cava di morto dei Black Calabres. Si è sfibrata. In italiano si direbbe incotenuta. Non indugiamo oltre e apriamo subito questa birra. Anzi, prima di aprirla, leggiamo cosa dice questa birra. Vabbè, c'è il logo c'è il logo degli Slayer. Scusate per qualsiasi utente che sa altro po' di inglese. Il logo degli Slayer, diciamo, in primo piano, molto bella. Poi anche questo. L'etichetta si sta togliendo. L'etichetta poca volta si sta staccando. Prego. È una birra fatta in Sweden. In Svezia. Famosissima. By Nils Oscar Company. Slayer Red Ale. A beer that refused to compromise in any way. Sta migliorando. Ok ragazzi. We are proud to deliver Red Ale of the highest quality and distinction. Come faccio a non capire una parola di quello che dice? Hanno usato 5 malti differenti per la base, che è una base forte. Poi hanno usato i luppoli Eldorado e Mosaic, che sono dei luppoli molto interessanti. E sono dei luppoli che manco ho mangiato. Mosaic l'ho usato, l'Eldorado ne ho sentito parlare molto bene, infatti mi sa che dovremmo provarlo. This beer will never walk the beaten path. Non sarà mai mainstream, Slayer Red Ale fatta a mano, Love in Memory of Jeff Hanno capito tutto. Hanno capito tutto. No, questa qua è una birra che hanno fatto, diciamo, per onorare la memoria di Jeff Hanneman, che è il chitarrista degli Slayer, morto nel 2014 in seguito al morso di un ragno. Si è avuto un'infezione ed è morto. E aveva Jeff Hanneman, aveva la chitarra con l'oro dell'Heineken. Ho scritto Hanneman. Con invece di Heineken c'è Hanneman. Ragazzi, stiamo parlando comunque di gente seria, di alti livelli di potenza. Che poi la cosa bella degli Slayer, no? Diciamo questo prima di aprire questa birra, è che dagli anni 80, sono usciti in 82, 83? Sì, inizio anni 80. Inizio anni 80, non hanno mai cambiato genere. Prendi Metallica, ma certo negli anni 90 hanno subito l'influenza. Hanno cambiato genere ogni album. Ok, però ad esempio, che ne so, gli Slayer sono stati fedeli, cioè perché ci può stare che... Hanno avuto qualche, diciamo, hanno subito qualche influenza di... un po' metal, core new metal verso la fine degli anni 90, però poi sono ritornati su quel metti ci sono dei metallari in ascolto, potranno confermare. Cioè ci può stare che un gruppo si lasci influenzare, no? Perché magari influenzare è però mai naturale. Anche il periodo che ne so del Black Album di Metallica mi piacque tanto. Ok, però la cosa da apprezzare è che non hanno mai cambiato faccia. Cioè non hanno mai sperimentato altro se non questo thrash metal violento. E quindi siccome loro sono violenti mi aspetto violenza anche da questa birra. Madonna mia.
è marrone, no? Pensa che sia tutti i bicchieri. Sarà che mi sto lasciando influenzare, ma sembra una birra un po' cattiva. Sì. Ok, questo ambarato calidissimo, maligno, ok? Questa schiuma mediamente cremosa, molto fine, anche aderente al bicchiere, guarda com'è aderente, eppure non è neanche chissà quanto alcolico questa birra. Ma che è lupo? Sembra di annusare le fiamme dell'inferno. Allora, ci sono i luppoli, ma i luppoli sono non un po'... Cioè, non stai annusando un'IPA. No. Stai annusando una birra che è stata sicuramente caratterizzata dal luppolo, però c'è anche una parte maltata molto interessante. Si sente il panoso. Il panoso, la crosta di pane, lo sento. Sento anche una nota caramellosa importante, sì, è qualcosa che mi ricorda il panettone, bruciato nelle fiamme dell'inferno. Che cazzo che mangi? Se fosse un pochettino più tostata sarebbe la Black IPA. Sì, ok? Sì. C'è una forte componente maltata, una componente maltata che però non scade sul bruciacchiato, anzi è dolce, ok? A fianco a questa componente maltata semidolce c'è quell'amaro del... quel luppolino, quell'amaro del luppolo che devo dire la verità non è che si riesce a distinguere chissà quanto. L'alcol non si sente in bocca, quindi non ti dà quella sensazione, non sto sudando, sono felice. Avanzo un'ipotesi, dal momento che questa comunque è vita marcata Slayer, quindi sarà comprata da una persona che sa chi sono Slayer, quindi fondamentalmente una persona che segue il metal. Certo. Diciamo che l'immaginario, la birra che si beve ai concerti, la birra è una larga, una chiara. Quindi probabilmente è stata fatta proprio per dare qualcosa di diverso, per un po' di dare un po' questo rosso. Comunque tutto un po' il... Vabbè, gli Slayer, ogni video di Slayer c'è sangue in abbondanza. Sì, il famoso Raining Blood. E quindi secondo me è stato fatto proprio per catturare un po' l'attenzione, questo ambrato rosso, come idea, è ottima. E quindi potevano fare solo questo? Sì, potrebbero voluto fare... Sì. È come un gruppo black metal che fa una stout. Non puoi fare come la pitch. Sono d'accordo con te, anche se io penso che abbiano... tu devi aspettare forse più estrema come l'idea di base poteva essere buona seguendo tra virgolette lo stile Slayer, tu devi immaginare, devi comunque immaginare un qualcosa di un po' più pesante di una birra classica, perché se come diceva Gabriele l'immaginario di un concerto è che sta una marea di gente ubriaca di birre di vari discount per roba varia presi a litri qua, e che voleva dare un'impronta in più di una birra migliore. Quindi anche tu te l'aspettavi un pochettino più tamara. Sì, il problema è che secondo me si sono voluti mantenere su uno stile beverino, perché sì, fondamentalmente i 6 gradi e mezzo non si sentono per nulla. Il corpo è comunque medio basso, non ci dà quella botta di amaro che ci sa, alcuni non piacciono le IPA, non possono piacere, e non la tiro quella botta di amaro, la viene abbastanza beverina, né andando nello spinto di un qualcosa di forte, di alcolico, lì andando su un'IPA che comunque ha una forte tendenza, diciamo che, di amaro. Diciamo che si beve tranquillamente. Diciamo questo, che questa birra è equilibrata tra il maltato e il luppolo, non eccede in nessuno di questi aspetti. Conoscendo da estimatori, insomma dalla musica degli Slayer, che non hanno mai avuto compromessi nella loro musica, sempre immagini forti, sempre delle liriche molto violente, eccetera, dei riff taglienti e tutto, mi sarei aspettato forse una birra effettivamente un pochettino più spigolosa, mi sarei aspettato qualcosa di estremo. Questa birra non dico che è una birra proprio per tutti, perché comunque... No, perché c'ha qualche nota comunque diversa da... Però forse potevano osare un pochettino in più. Però nonostante questo è interessante. Complessivamente, diciamo, una birra che si è presentata diciamo in modo quasi maestoso, con questo aspetto ramato, che sembrava cattiva, molto più cattiva di quello che poi si è rivelata,
forse perché ci siamo anche lasciati trasportare dalla nostra passione metallara. E sicuramente una birra che la riprenderei volentieri se la trovassi in un pub. Al naso sì, era piacevole, in bocca si notava un equilibrio tra parte maltata e luppolo, nessuna delle due parti vinceva sull'altra, era una birra che non eccedeva in tamarosità. E noi ce l'aspettavamo forse un pochettino più tamarra per via del fatto che sta scritto Slayer in copertina, quindi volevamo qualcosa di iper tamarro. Bene amici viewers, quindi per oggi è tutto. Ormai siamo arrivati agli sgoccioli di questa stagione casalingo brassicola, lo sto dicendo praticamente in ogni video. È passato un altro anno, altre 10-12 cotte alle nostre spalle. Ho perso il conto, a dire la verità. Non ho assolutamente idea. Non me lo ricordo. Mi ricordo quando quella l'ho fatto 8 e mezz'ora fa. Quindi. Perfetto. E nelle prossime settimane usciranno forse altri 2-3 video settimanali. Dopodiché andremo in ferie. Mi prenderò tutto luglio e agosto di pausa, perché sto preparando un videocorso da proporvi, diciamo, tra settembre e ottobre, si spera, dipende ovviamente quando finirò di scriverlo, quindi ci sarà settembre col botto, inizierà una stagione casalingo brassicola e ci saranno anche nuovi contenuti sul mio canale. Sono contento di concludere questa stagione casalingo brassicola perché ho pubblicato per tante settimane, per tanti mesi, tanti video. Ho messo in mezzo anche i weekly vlog che comunque mi hanno occupato del tempo per montare, sebbene il montaggio sia più, diciamo, spiccio. Wow. E poi soprattutto con questo caldo non ce la faccio più a verificare. C'è poi il solo pensiero che domenica dobbiamo fare la Smoked Stout, già mi sento male. Bene amici viewers, quindi io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a lasciarmi un like sotto questo video, iscrivervi al mio canale qualora non siete ancora iscritti e a seguirmi su tutti i miei social, tra cui Facebook, Twitter, Instagram, Tinder, il canale Tinder, incontri al buio con Charles, io seguo il chat, il canale Telegram ovviamente, e noi ci vediamo domenica con il vlog e venerdì prossimo con un nuovo video. Ciao a tutti e ciao!